Allora, io ho preso diversi appunti, affronterò soltanto un punto che è quello centrale, diciamo. Il problema è il neoliberismo. Questo è emerso, diciamo, in modo incontrastato come concetto. Diciamo una cosa, quindi. Guida ha iniziato dicendo in che modo il neoliberismo organizza la società. Questo dovrebbe essere il primo passo per comprendere come, appunto, orientarci in questo nostro percorso. E secondo me il punto fondamentale è che qui assistiamo ad una evoluzione, nel senso che non c'è soltanto l'orientamento del consenso, ma viene orientato in modo molto forte anche il dissenso, rendendolo funzionale al potere. Noi abbiamo appunto il movimento, questo mediatico, insomma, grandissimo risalto delle sardine che in qualche modo scendono in piazza dicendo di voler difendere appunto la democrazia dalla barbarie. Ma per capire cosa sta succedendo dobbiamo innanzitutto, diciamo, immaginiamo uno scenario orwelliano, che spesso e volentieri è una chiave di lettura per iniziare questi tipi di ragionamenti. Io lo vedrei così. Oggi la frase che vedrei campeggiare è quella che la tecnocrazia è democrazia. E in questo senso, se io traduco questo slogan in termini politici, questo significa che chi è al potere deve governare. Pertanto, chi vuole difendere la democrazia dalla barbarie sta portando avanti un'istanza che è un'apologia del pensiero reazionario. Il potere è legittimato in quanto potere. Il pensiero critico completamente escluso da questa dinamica. Io ho sentito su delle emittenti nazionali il discorso che viene fatto, più o meno è questo, ad esempio, in riferimento al MES. Si dice il MES, sul MES, ecco, è un fatto da competenti, ci si capisce poco. Per cui chi è contrario al MES è un sentimento di pancia anti-europeista. Per cui chi ha la testa accetta il MES in quanto tale. Quindi noi dobbiamo capire, e qui è il collegamento col neoliberismo, che questo processo dipende a monte dall'interiorizzazione dell'ideologia liberista, che è diventata una sorta di grammatica universale. Immaginiamo questo, come vengono ad essere legittimati i mercati, come diciamo in ogni ambito della nostra vita, come appunto un elemento neutro che in qualche modo riesce a far emergere il merito, e quindi anche se qualcuno ha un po' meno, qualcuno ha un po' di più, ma comunque quello te lo meriti. Perché sostanzialmente nelle dinamiche del mercato viene espunto totalmente quello che è il conflitto distributivo, quindi l'elemento politico in origine viene eliminato. Per cui tu in realtà avrai secondo quanto dai, cioè il tuo contributo alla produzione avrà una giusta remunerazione, quindi tu nella società ti troverai nel posto che ti meriti, quello è il tuo status. Quindi se io proietto questa dinamica alla quale noi siamo stati appunto allevati e che è presente e ribadita in ogni momento della nostra esistenza, lo proietto nell'ambito politico, diventa legittimo il fatto che il tecnico sta lì perché merita di stare lì e quindi di disciplinare, e io in qualche modo il mio ambito politico si riduce alla ristretta, diciamo, ricerca delle mie libertà personali, si riduce appunto alla mia individualità. Per cui questo lo dobbiamo tenere sempre a mente, questo aspetto, e tanto più questo è vero quanto se si riprende proprio la biografia di Keynes, ci sono delle pagine di Pasinetti che sono bellissime su questo punto. Keynes a un certo punto dice che il problema, la difficoltà più grande non sta nel far avanzare le nuove idee, ma sta nel togliere quelle idee che sono vecchie idee, ramificate in ogni angolo della nostra mente. Questo è il passaggio più importante. E infatti Pasinetti sottolinea che i keynesiani di Cambridge in quel contesto non capivano come, avendo elaborato Keynes appunto, che è un allievo di Marshall, quindi figlio, diciamo, di una impostazione liberista, non riuscivano a capire come, avendo raggiunto un certo grado di evoluzione del suo pensiero, non facesse quel passo in avanti,
E Pasinetti fa vedere proprio come questo aspetto fosse assolutamente drammatico per Keynes, doveva rinnegare tutto quello che aveva scritto, tutti i riconoscimenti accademici di cui era circondato e tutto quello in cui aveva creduto fino in fondo, fino a quel momento. Per cui, e qui chiudo, dobbiamo, quando parliamo con le persone e in qualche modo comunichiamo le nostre idee, dobbiamo aver presente bene questo quadro, ci interroghiamo perché dopo il giorno dopo mi ha detto di sì e poi mi ridice le stesse cose, per quale motivo è così difficile permeare, bisogna avere questa sensibilità, stiamo iniziando un processo costituente e questo insegnamento portiamocelo dietro per elaborare tutte le nostre idee, le nostre azioni, le nostre proposte, perché nel momento in cui lo squarcio avviene il cambiamento è radicale e non si torna più dietro. Quindi, grazie. Allora, Renato, per l'ultimo intervento, per le ultime conclusioni, poi ci sei tu e poi concludiamo. Grazie. Io sarò brevissima. Nulla si organizza da solo. Abbiamo avviato oggi il processo costituente di Liberiamo l'Italia. Chi è, che cosa fa Liberiamo l'Italia? Liberiamo l'Italia siamo noi. Nel momento in cui torniamo a casa, cominciamo a parlare di che cosa è Liberiamo l'Italia, che cosa vuole essere, che cosa vogliamo fare. In prima persona, ciascuno di noi deve mettere se stesso, altrimenti resteremo soltanto così a discuterne e basta. Abbiamo dato dei documenti quando abbiamo cominciato stamattina, abbiamo fatto una proposta, una bozza di manifesto, una bozza di statuto. Ecco, quando tornate a casa, cominciate a discuterne con le vostre famiglie, cominciate ad organizzare nelle vostre città, nei contesti in cui vi trovate, delle riunioni per spiegarle, perché queste piccole bozze che noi abbiamo prese, che abbiamo già detto, sono delle bozze, quindi le vogliamo discutere e migliorare con tutti voi, abbiamo bisogno del vostro apporto, abbiamo bisogno di crescere, c'è bisogno di unità, oggi l'hanno detto tantissime altre persone, io non mi voglio ripetere su questo, ma siamo noi che nei nostri territori, a partire dalle piccole battaglie che ciascun territorio si trova a fare, possiamo crescere e possiamo costruire Liberiamo l'Italia. Ecco perché abbiamo voluto organizzarla come comitati cittadini o popolari, chiamateli come volete. Chi lavora nel territorio della Whirlpool, parli agli operai della Whirlpool di Liberiamo l'Italia, perché alla fine tutte le battaglie sono unite, sono unificate. C'è questa montagna che ci sta addosso, il sistema ordoliberista che ci ha imposto l'euro, l'Unione Europea, eccetera, e dobbiamo liberarci da questo. È questo sistema che ci impone di chiudere tutte le fabbriche, di delocalizzarle, di andare all'estero, non siamo più liberi di stare a casa nostra e se ci dobbiamo stare senza dignità a campare delle miserie non arriviamo più a fine mese. Ecco, in tutte queste cose Liberiamo l'Italia deve essere presente. Organizziamoci, diamoci da fare, sbracciamoci. Chi ha figli parli con i figli con i compagni di classe, discutiamo tutti quanti, costruiamo ovunque e dappertutto comitati che parlino con tutti di qualsiasi problema, a partire da questi semplici e piccoli documenti che vi abbiamo proposto. Liberiamo l'Italia, ragazzi, siamo noi e la vogliamo costruire proprio con l'ambizioso progetto di liberare questo paese, di applicare la nostra Costituzione e quindi per poterla applicare uscire dalla gabbia dell'Unione Europea e tornare a stampare la nostra moneta. Buon lavoro a tutti. Nemo, ce la fai a sentire Nemo? Ci provo. Allora, due cose rapidissime, ne avevo segnate molte ma non c'è il tempo, comunque è bene così. Allora, intanto una cosa pratica volevo dire, poi farò una citazione di Galloni che non è economica ma politica. Allora, la cosa pratica è che ha detto dobbiamo cambiare il sistema, dobbiamo avere possibilmente una stato nota, dei soldi, un'economia sovrana per far ripartire l'economia e i giovani. C'è un modo semplice anche per fare questo, cioè tutti anche in condizioni di povertà hanno bisogno di mangiare. Allora io faccio il professore di mestiere di biologia e con mia figlia abbiamo riaperto l'azienda agricola, perché poi di fatto quello che sotto attacco da parte del profitto non è soltanto la libertà ma anche la salute delle persone, quindi fare una battaglia politica dei contadini che sono i custodi della salute, così come le multinazionali non dovrebbero produrre farmaci ma le dovrebbero produrre aziende pubbliche e partecipate perché la salute sia sotto controllo, in questo modo non solo i produttori, non solo i contadini possono essere di servizio per l'ecologia, per salvare il pianeta, per salvare l'economia,
ma anche gli urbani, io li chiamo così per non chiamare i consumatori, perché il ruolo di chi sta in città non è solo quello di consumare, può fare aiutare la trasformazione, può aiutare i raccolti, perché io butto ogni anno quintali e tonnellate di materiale perché non riesco a non ho il tempo di raccogliere, facendo l'attivista come prima attività, il professore dell'università e il contadino. Dopodiché l'altra questione che volevo dire è questa citazione. La citazione è facciamo un accordo di minima. Allora qui si è parlato di tenere fuori i cattolici, tenere fuori i fascisti, tenere fuori i comunisti. Secondo me qui bisogna basarci su quelli che sono i valori, cioè la solidarietà, eccetera, eccetera. E in questa condizione ci stanno dentro tutti, perché noi abbiamo una cattiva rappresentazione di quello che sono la destra, la sinistra e il centro, prendendo come immagine i partiti che ci hanno governato. Hanno fatto molto spesso il tutto e il contrario di tutto, senza rispettare né gli ideali. Faccio un solo esempio sulla Chiesa, perché vedo che era sullo stimolo dei casi. La Chiesa, per esempio, io sono comunista, per cui non è che vengo qui da cattolico a fare questo esempio, però sono 20 anni che ha presentato all'ONU, cioè cerca di presentare all'ONU una carta di Santa Caterina di Gozzi, cioè di dichiarare illegittimi gli interessi sul debito pubblico. Cioè ci sono battaglie che si possono fare insieme, bisogna studiare e trovare, appunto, e questa è la situazione di Caloni, non il mio desiderata personale che voglio attuare in Liberiamo l'Italia, è un accordo di minima su quello che serve a questo paese e a tutti gli altri paesi, perché l'occupazione è mondiale da parte della finanza internazionale, per liberarsi. Grazie. Perché sai, ho fatto tanta politica e vengo da lontano, ho 75 anni e mi sono reso conto di una cosa importante, che le battaglie non le vincono quelli che hanno le idee più belle, le vincono quelli che hanno più potere, cioè le battaglie militari le vincono quelli che hanno i carri armati e i fucili migliori, le battaglie in politica le dicono quelli che hanno gli strumenti mediatici migliori. Ogni tanto qualche cosa esce da fuori oggi. Io peraltro sono abbastanza contento di questo convegno, così da un giudizio. Mi rappresento almeno al 70% delle idee che sono state dette. Il 30% trovo che alcune idee sono in contrapposizione tra loro e bisognerebbe rivedere. Però io voglio dire, no, siccome io vengo da un'esperienza un po' particolare, siccome qualche tempo fa mi sono rotto le scatole di vedere la televisione e allora abbiamo creato una televisione che si chiama Tele Voltaire, la non televisione. Tele Voltaire perché ha il senso di voler far dire a tutti quanti quello che vogliono dire. La non televisione perché non deve essere come una televisione. Ecco, noi abbiamo fatto questa cosa, peraltro oggi su Tele Voltaire il 70% circa degli interventi in diretta sono partiti da qui e sono andati nel mondo, sono stati visti in Giappone, in Cina, diciamo l'altro 30% non siamo riusciti a mandarlo, ma l'abbiamo registrato e li manderemo successivamente. Praticamente abbiamo solo 3 cellulari. Dunque, che cosa volevo dire? Volevo dire che il sogno che stiamo portando avanti da 3 anni, circa tentando di portare avanti da 3 anni, che però adesso ancora è di fare una televisione autoprodotta, cioè non prodotta da un gestore che viene pagato oppure viene corrotto per dire certe cose, eccetera, ma autoprodotta, che significa una rete mondiale di gente che ha soltanto 200 euro per comprarci un telefonino e entrando in rete, in questa rete, diventa diciamo l'autore, giornalista, regista e tutte queste cose qui insieme. Questa qui è una rete che sarebbe difficile rompere,
perché in pratica e sono come quelle cose che se si rompe un pezzo non nasce. Scusa, io mi permetto, sì, mi permetto, spiego a loro il perché. Perché le iscrizioni erano chiuse, si sono aggiunte tre persone chiedendo di parlare un minuto. Allora, se sono aggiunte. Allora io vado. Non ti voglio interrompere. No, però noi l'assemblea c'ha il diritto di sentire le conclusioni. Sì, fornitemi questa cosa, è un consiglio. È un consiglio semplicemente, è qualche cosa di analogo. Benissimo, no, grazie, noi ti ringraziamo naturalmente, però io chiederei agli altri due di rinunciare per favore all'intervento a questo punto. Se sono tre, lo chiedo a tutte e tre di rinunciare, perché è necessario fare le conclusioni. Siamo andati un po' in tardi, chi è venuto qui ha fatto un lungo viaggio, ha il diritto di sentire le conclusioni. Quindi, perché poi vi siete iscritti anche dopo, scusate, non è che io voglio per forza tirare le conclusioni, perché poi sarà una cosa molto semplice, perché la gente c'è il treno e deve partire. E noi vorremmo costruire un movimento in cui funziona non la disciplina ma l'autodisciplina, o ci riusciamo oppure non si va da nessuna parte, perché io accolgo quello che diceva l'amico napoletano, che noi abbiamo prodotto da un mese un manifesto sul sito e nessuno, quasi nessuno ne ha parlato. Noi ci aspettavamo, è ovvio quello che dice Guido, cioè che un processo costituente inizia, tuttavia è in un'assemblea costituente. C'erano due cose che noi dovevamo fondamentalmente discutere, o quantomeno di cui tenere conto: il progetto di manifesto e lo statuto che descrive la forma che ci stiamo dando e le regole che ci vorremmo dare, appunto perché, come ha ricordato Leonardo Mazzei, noi non abbiamo fatto l'operazione che stanno facendo altri, con tutto rispetto ai partiti. Cioè si mettono d'accordo 5 amici, fondano un partito, poi chi è più importante, chi è più famoso, chi è meno famoso, venite qua perché il piatto è già amministrato. Quindi il nostro percorso è più complesso e più difficile, però questo fa affidamento alla maturità di tutti, di quelli che partecipano al processo costituente. Perché noi, io mi ricordo l'amico, il compianto Costanzo Previa, che veniva alle nostre riunioni e diceva: sentite un po', se mi pagate io faccio i programmi per tutti i partiti, dall'estrema sinistra all'estrema destra, tanto se sanno le cose. Quindi è per dire, non so se ci siamo capiti, che non è che noi non siamo buoni a fare un manifesto, abbiamo fatto uno sforzo formidabile per fare il manifesto e per trovare un accordo insieme al coordinamento nazionale. Chiaro, perché un coordinamento nazionale di 15/20, perché poi intanto ci stanno le fughe per varie ragioni, eccetera, no? Perché questa disciplina è la cosa più difficile da ottenere, no? È stato già un risultato avere il manifesto. E pare che è acqua fresca, non è acqua fresca. Perché noi quando siamo andati a 12 ci hanno rotto le ossa, ci hanno rotto la schiena, per non dire fatti più basse, e i simboli qua, e i simboli là, siamo stati sottoposti come promotori ad attacchi formidabili da tutti i lati. E il fatto che questo coordinamento nazionale sia restato in piedi, nonostante che poi le conseguenze, diciamo così, e le ferite ci sono state anche loro, è un mezzo miracolo, perché a noi non ci paga nessuno, vi è chiaro questo qui? Facciamo dei sacrifici formidabili. E quindi, se voi pensate che per noi ci sono tutti, che siamo qui per andare a prendere la rotonda in Parlamento, diversi di noi ci dovevano già stare in Parlamento, ma per la fedeltà ai loro valori, ai loro principi e loro ideali, non ci sono entrati, né con Rifondazione, né con questi, né con quell'altro, o con i Verdi o con le 5 Stelle. Vi deve essere chiaro questo punto, perché se no non credete mica che chi è in Parlamento c'ha le qualità, chi sta fuori non ce l'ha, no, lo so che non lo credete, se no non stavate qui. Quindi voi siete qui, perché siete tra i tantissimi italiani che oltre a ritenere intollerante la propria situazione, la propria vita, la propria qualità della vita, eccetera, ritiene intollerante qualcosa che sta sopra la vostra qualità della vita, i vostri interessi personali, il destino del nostro paese. E quando noi del comitato diciamo nostro paese, intendiamo il lavoro di questo paese, il popolo lavoratore in tutte le sue, diciamo così, sfumature e articolazioni. Questo è quello che ci unisce, è questo ci unisce al nostro coordinamento, e spero a tutti voi, che noi siamo soldati di una causa: salvare questo paese e il popolo che lo abita. Allora, o non tenete soldati, poi potete diventare tutti generali, tant'è che nella forma che noi abbiamo concepito dello statuto, no? C'è scritto chiaramente: vogliamo essere una federazione di comitati popolari territoriali, non di sezioni di partito. Non per fare riunioni, come dire, in samusa, no? Cioè tra noi che discutiamo dell'uscita, della controuscita, e se si esce, che si fa e che non si fa. Queste cose ormai sono assodate e chiare per noi, chiaro?
si deve fare pratica politica popolare di massa, perché quello che ci ha detto la manifestazione, voi vedete, oggi noi abbiamo 200 iscritti, ci sono stati praticamente tutti, è già un mezzo successo. Abbiamo deliberatamente scelto di non chiamare i nomi di grandi richiami, perché abbiamo voluto sfidare tutti a essere persone serie, perché quando chiami le persone di richiamo fanno passerella, arriva il pubblico, ma il pubblico della, appunto, del talk show. Noi non abbiamo voluto fare il talk show, questi siamo con voi e iniziamo un percorso. Però dobbiamo metterci d'accordo, qui i prossimi mesi facciamo i comitati popolari territoriali che anzitutto debbono discutere cosa pensano di questo benedetto manifesto. Guardate che se non va bene, si rovescia comunque azione, se ne fa un altro, perché già sono venute delle sollecitazioni. Io ho apprezzato molto quindi coloro che hanno, sono intervenuti nel merito del manifesto e anche nel merito dello statuto, la forma organizzativa. Ma vi pare semplice? Anche lì si potrebbero fare, sapete, si scaricano da internet gli statuti. Il nostro non è stato scaricato da internet, è stato pensato a fondo dopo tante riunioni di gente che lavora tutto il giorno e la sera magari fa nottata come coordinamento nazionale, perché dice: ma come, se non è un partito, allora com'è? È un movimento, allora la regola del consenso, le maggioranze semplici, le maggioranze politiche. C'è uno sforzo, c'è un ragionamento, è un punto d'approdo importante per noi. Io vorrei solo che lo capiste. Tutti voi lo capiste e che trasmettiate questo agli altri che conoscete, cioè che qui non è c'è un gruppo che si è autoprogrammato, qui c'è un gruppo che veramente con spirito che non saprei altramente definire altruistico si è dedicato a una causa che non è la vostra singola causa, a voi, non ce ne frega un cazzo di voi in realtà, ci interessa il destino di questo paese e del suo lavoratore, chiaro? Quindi tutti insieme facciamo comunità, c'è una proposta politica di regolamento e di manifesto, studiate per la Dio Santo. Perché può darsi che abbiamo scritto delle stupidaggini, può darsi che non è sufficiente, ma nel frattempo forse la situazione è cambiata, non c'era il MES perché stavamo già lavorando a ottobre, cioè è chiaro che stavamo nel MES, che sarebbe esplosa la questione. Quindi le cose anche cambiano. Se noi facessimo il congresso costitutivo di Liberiamo l'Italia come immaginiamo in primavera, cioè perché la primavera? Perché immaginiamo un processo che dia il tempo, mesi, non giorni. Qui sono andati i partiti perché l'ha deciso qualcuno. Io ho partecipato come invitato a congressi di partito che si sono chiusi in 2 ore. Noi vorremmo intanto informarvi che questo coordinamento nazionale ha fatto il suo compito, adesso lo allarghiamo. Io ho tutta una lista qui che non dire che ve la leggo, perché vorremmo che questo coordinamento nuovo, oltre ad incorporare coloro che hanno tirato la carretta fino adesso, che sono, io spero che siete d'accordo, come dire, una garanzia di affidabilità, quanto me, spero che l'abbiamo mostrato. Allora, si sono formati in diversi luoghi, in Regione Italia, i comitati territoriali popolari. Anche il nome, lo dico a chi ha contestato questa cosa, poi già vedo che fanno via tutti, no? Anche questa è un'altra abitudine che bisogna togliersi, da, ma è un po' troppo italiano, perché non è un caso che noi siamo sotto giurisdizione etico-politica tedesca, Non è un caso, sono più seri, si mettono in mente una cosa, fanno gruppo, fanno squadra e non si chiara e si va dritti al punto. E qui sbagliamo troppo spesso come italiani, per cui abbiamo, accetto benissimo ovviamente e condivido gli encomi che sono stati fatti alla nostra storia, alla nostra straordinaria cultura, al nostro popolo, e però ci sta anche l'altro lato della medaglia, dobbiamo migliorare come cittadini italiani. Ma non possiamo andare a dire agli altri di migliorare se non miglioriamo nessuno. Quindi, ci vuole una disciplina, ci vuole uno sacrificio e ci vuole che tutti noi, perché il Comitato Popolare Territoriale abbiamo detto non è una zona di partito, possono dire anche gli altri partiti, per quanto mi riguarda, non mi frega un cazzo destra, sinistra, centro, ok? Basta che condividano, appunto, lo spirito che sta scritto nel manifesto e quel regolamento, che è il massimo di democratico che ci sta, chiaro? E quindi lotta popolare, uscire dal web, da quest'altra gabbia, perché non c'è solo la gabbia dell'Unione, perché di gabbie qui ce ne stanno tante, no? Se non usciamo dal web e se non ritorniamo a parlare con la gente, cosa che altri fanno benissimo, non sto dicendo di abbandonare il web, di uscire dalla gabbia del web è un'altra cosa. Io condivido quello che diceva Valerio, chiaramente a noi occorre essere bravi ad utilizzare tutti gli strumenti che possiamo avere per aumentare la nostra forza comunicativa. Prendo atto che ieri al presidio l'amica Tiziana Alterio, che fa la giornalista di professione,
con Federico, che è il regista che ci ha portato in omaggio, lo ringraziamo, è il regista che ha fatto Pix, no? Che spero tutti conoscerete, vogliono costruire un gruppo che lavori solo sulla comunicazione. A noi ci occorrono i creativi che hanno idee brillanti. Non è che tutti possiamo essere creativi e brillanti, non tutti abbiamo gli stessi talenti, no? E allora stanno costruendo un gruppo di creativi che ci daranno una mano nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e questa è già una notizia importante. Un'altra cosa che volevo dire, no? Noi dobbiamo essere anche intellettuali, poi sapete, intellettuali organici, non organici, gramsci, non gramsci, eccetera. Noi non possiamo pensare di convincere centinaia di migliaia di persone se non siamo in grado di essere degli insegnanti o degli apostoli di una causa nazionale che oggi è diventata rivoluzionaria. Oggi è rivoluzionaria. Dobbiamo cioè essere preparati. Se noi avessimo entro 7-8 mesi un migliaio di attivisti, e badare che è un miracolo, riuscirci è un miracolo, però questo deve essere l'obiettivo, non 150, siamo già molti di più, un migliaio di attivisti. Questi attivisti devono essere preparati per poter convincere altri 1000, 2000, 4000, mi spiego? Quindi abbiamo pensato ai comitati popolari territoriali anche come luoghi di formazione sociale e politica, come scuole. Ora, in questo senso pensiamo anche alla teledidattica, cioè alla possibilità, siccome abbiamo tantissimi amici, alcuni di noi sono stati fatti, Baracacaccio, Scardovelli, Maddalena, c'è qui con noi Nino D'Alomino. La teledidattica cos'è? È che non nell'isolamento della singola postazione a casa propria, i comitati popolari si riuniscono, che ne so, faccio un esempio, la prima domenica ogni mese, lezione di Nino Palloni sulla moneta, lezione di Luciano Baracaracciolo sulla Costituzione italiana, oppure di Paolo Maddalena sui beni comuni. Ci spieghiamo. Costruiremo insieme questo percorso, costruiremo insieme, ce l'abbiamo le risorse intellettuali e culturali, quindi dobbiamo formarci tutti e formare altre tante persone insieme a noi. E poi accenno alla questione degli intellettuali, perché qualcuno ci ha chiesto, ma sì, Vox, com'è Scardovelli, entrati in Vox, eccetera. Allora, Scardovelli è un nostro grande amico, è chiaro che non è potuto venire perché lui ha delle lezioni programmate da tempo, ha calendarizzato e non poteva. L'accordo che c'era anche con Mauro era, la proposta sua era che in parallelo alla costruzione di un processo di opposizione e di lotta sociale, come è stato il 12, costruiamo un think tank, cioè quello che potremmo chiamare pensatoio degli intellettuali. E noi abbiamo salutato con entusiasmo questa cosa. Qui ne approfitto, perché so che Mauro ascolterà queste cose, che devono tenere fede, lui in modo particolare tenere fede a questa promessa. Abbiamo bisogno come il pane di grandi intelligenze, che non è solo per la battaglia d'opposizione, ma per il futuro di questo paese e per ricostruirlo. Che pensate di ricostruirlo con Gentiloni, con Renzi? No, dico, no, no, vi rendete conto. Quindi faccio quindi un invito. A me non mi interessa personalmente se lui adesso ha aderito a Vox. A Vox gli hanno dato la responsabilità di costruire il Dipartimento Cultura, di Formazione. Come? Sì, no, è chiaro, no, è ovvio. Però noi non gli diamo nessun dipartimento, noi gli diciamo a Mauro Scardovelli di essere coerente con quello che ha detto, costruire un pensatoio che metta a disposizione invenzione, cultura, analisi e saperi a tutti coloro che sono interessati ad ascoltare, mica solamente a noi. Quindi il pensatoio era una struttura che era pluralistica, ma soprattutto che guardava in diverse direzioni, chiaro? Ora, io poi alla fine concludo dicendo cosa. Allora, noi abbiamo tante volte, alcuni di noi, no? Perché noi siamo diversi, guardate, su questo tavolo esistono, ognuno è un percorso, ok? È un miracolo politico, ve lo posso assicurare, perché io mi posso fregiare insieme a pochissimi altri di essere stato, dopo il 2008, noi avevamo un'associazione che si chiamava Rivoluzione Democratica, eravamo in tanti, no? E quando arrivava la crisi del 2008, quindi la bomba che arrivava dagli Stati Uniti, la crisi del subprime, noi dicemmo, alcuni di noi, guardate che questa crisi è sistemica, perché prima, tutto sommato, andava benino la cosa, degli euro non parlava nessuno. Bisognerà tenere conto che questa crisi sistemica impatta sull'Eurozona in modo devastante. Alcuni ci hanno voluto credere a questo, altri no, hanno subito altri percorsi. Quindi comunque nacque lì il primo convegno no euro, no? 2010-2011, non ricordo bene, in cui c'erano anche i vari Bagnai ed altri che hanno scelto altri percorsi politici. Li rispettiamo uguale, li rispettiamo con me, perché se loro tengono fede a quello che dicono, andranno anche loro in rotta di collusione con i loro partiti, come noi siamo andati con i nostri partiti, no? E Dio santo. Però
era per dire, e si discuteva negli anni quanto dura l'euro. L'amico del fronte sovranista, che ringrazio che è venuto qui perché ci sono stati anni di polemiche, perché dice, perché i sovranisti sono divisi? No, perché dice, i cambiamenti sono lentissimi, l'Unione Europea dura 50 anni. Poi c'era in effetti Alberto che diceva, ma guardate che fra due anni salta tutto, no? Ora, noi non si possono fare profezie, perché il dono della profezia che danno i santi, ma tutti, come sapete bene, si fanno delle analisi, e nelle analisi si mette nel conto un'ipotesi principale con l'ipotesi secondaria, insomma, per farla breve, no? Allora, o qui i processi storici sono solamente per accumulazione di cambiamenti molecolari lenti, quantitativi, oppure avvengono anche per grandi rotture. Ci sono scuole di pensiero opposte, come, sapete, come forse sapete. Allora, sono vere tutte e due le cose, che a un certo punto determinati cambiamenti quantitativi propongono e quindi impongono e producono straordinarie rotture storiche. Volete sapere come la penso? Io la penso che siamo alle porte di una grande rottura storica, attraverso una serie di cambiamenti quantitativi, mica tanto molecolari, guardate la questione NATO, guardate la questione Dazi, guardate l'avvento della Cina sul mercato mondiale, sono cambiamenti epocali, enormi, enormi, che produrranno evidentemente delle conseguenze, e delle conseguenze che potrebbero essere catastrofiche. Ora, noi abbiamo detto ieri al presidio il ragionamento, no, noi abbiamo licenziato un dossier, ma com'è che hanno messo, per dire che io appartengo più a quella scuola che viene, che i cambiamenti molecolari, con tutto il rispetto per gli cambiamenti di addizioni quantitative lente sul lungo periodo, che anzi diceva saremo tutti morti, sì, scusate, saremo tutti morti sul lungo periodo. Io sono di quella scuola che pensa che la storia cambia quando avvengono grandi fratturazioni, sono le grandi fratturazioni che dicono la storia se vai in una direzione o nell'altra. Io sono di quella scuola che ritengo che siamo alle porte di una grande fratturazione, perché dicevo del MES e ieri l'abbiamo ripetuto in piazza, ma com'è tutta sta fretta? No, era 10 anni che c'era lì nel bagno Maria sto MES, com'è tutta questa fretta? Perché loro sanno che sta arrivando uno grande shock finanziario globale che sarà ancora più devastante di quello che ci fu nel 2008 negli Stati Uniti. Ora, noi non possiamo sapere quando, la profezia però non è il quando, la profezia, come dire, è capire il fenomeno, il mostro che arriva. Se arriva quel mostro, l'Unione Europea non tiene, l'Eurozona non tiene, e saranno guai soprattutto per i paesi con un alto debito pubblico. Ma perché non con quelli col debito privato? Ma per le regole che hanno fatto loro, ma è certo, poi lo prenderanno anche con quelli col debito privato. Quindi sarà un shock se arriva, e noi dobbiamo essere pronti a grandi mobilitazioni popolari, perché la Grecia non è, hanno sconfitto un popolo, ma quel popolo ha fatto 14 scioperi generali contro il memorandum ai tempi in cui c'era il governo della nuova democrazia delle destre. Non è che si sono arresi fino all'ultimo momento, quando Tsipras, onore al popolo greco, gli ha chiamato al referendum, hanno risposto col 64% di no, cioè no all'Unione Europea, no ai diktat e no al memorandum. Qual è il popolo che qui si è arreso? Non ce n'è nessuno che si è arreso. Guardate l'esempio che ci viene dalla Francia, che sono 3 giorni di sciopero generale che paralizzano il paese contro una riforma delle pensioni che viene fatta in nome delle regole ordoliberiste dell'euro. Quindi, a un certo punto, se lo shock arriva, noi dovremmo starci, no? Raccogliete il messaggio del 12 ottobre. Dopo anni di convegni, la gente si è stufata, vuole protestare. E non è perché siamo solo dei populisti, che noi prendiamo ovviamente come un complimento. E dobbiamo essere il veicolo per fare in modo che il popolo si mobiliti, che questa indignazione deve crescere. È solo se il popolo si alza in piedi che potremmo evitare la catastrofe di questo paese. Vi è chiaro o non vi è chiaro? O pensate che andiamo alle elezioni, prendiamo lo 04, poi lo 08, poi l'1, poi il 2, poi il 3. E intanto sul lungo periodo il paese è crollato. È ovvio che quindi noi dobbiamo andare alla gente, parlare come bravi apostoli, ma soprattutto saper aspettare il nostro momento giusto. Ma può darsi che è alle porte questo momento giusto e ci coglie di sorpresa. Questo è il punto. Ma voi ve la sentite di dire, ma sì, ma tanto ci stanno 40 anni davanti? No, no, non ci stanno 40 anni davanti. C'è una emergenza, c'è un'urgenza storica. C'è l'urgenza storica che si abbatterà su tutti i diversi paesi. Noi siamo italiani, dobbiamo occuparci del nostro, chiaramente in uno spirito pieno di fratellanza con gli altri popoli, perché sono convinto che questa Unione Europea salta e anche gli altri popoli si mobiliteranno e ci daranno una mano. Quindi io concludo con un invito a tutti voi. Allora, ci abbiamo qui intanto un coordinamento nuovo, io posso fargli anche dei nomi, perché alcuni comitati popolari hanno già deciso
Sì, alcuni popolari, no, dico, finisco, concludo chiedendo un applauso a questa assemblea nostra, che capisco anche che è stata faticosa. Un applauso per tutti voi. Allora, per noi è un passo avanti. Noi, penso che tutti noi, parlo per me, siamo soddisfatti di questo passo avanti, anche se vedete bene che la sala si è dimezzata quando sono arrivati gli 17, chiaro? Non va bene così, non va bene, scusate se lo dico, però dovremmo reggere fino alla fine, perché noi abbiamo detto vorremmo approvare nelle linee generali sia il manifesto che lo statuto. Andiamo avanti col processo costituente, tornate nei vostri comitati territoriali, perché credo che dal momento che il dibattito si è sviluppato a modo suo, non lo so se sia corretto approvare per acclamazione un manifesto o uno statuto. L'avete tutti letto? Noi vorremmo che lo leggete e lo studiate, quindi si va avanti su quelle due basi. Andate nei comitati territoriali, li discutete tutti, ci scorniamo tutti quanti, tutti gli emendamenti andranno raccolti sulla piattaforma, perché adesso decideremo di aprire una piattaforma di discussione che riguarda gli attivisti tutti del Movimento Liberiamo l'Italia, e lì si interviene e si propongono gli emendamenti. E li discutiamo tutti, nel senso che l'emendamento che viene da, che ne so, da Salerno, lo voglio discutere anche io, perché sono da un'altra parte, e così via. Io direi di poter leggere i nomi di quelli che sicuramente si aggiungono a questo nuovo coordinamento nazionale, che mi pare che rappresenti più o meno la strutturazione territoriale che è venuta fuori in 2 mesi, amici, in 2 mesi, non in 2 anni. Però il lavoro è stato fatto, l'abbiamo fatto, la gente si è riunita, voi dove più, voi dove, con meno gente. Allora, hanno dato il consenso quindi a far parte del coordinamento nazionale nuovo, e quindi dopo discussione che c'è stata nei loro comitati, Gaetano Di Domenico di Torino, Toni Manigrasso di Milano, Luca Di Nelli di Lucca, Enrico Masini di Firenze, Mia Gandini di Modena, Garavini di Firenze, sempre? No, di Forlì. Forlì, scusate, perché qui è tutto scritto a mano, perché siamo. Allora, Umberto Spuglio, quindi Napoli, Luigi di Pescara, Marini, sì, Luigi, certo. Omar Cirro, Curro, scusate, sono fogli che vengono passati, perché nei momenti in cui discutevamo e lavoravamo, la gente parlava, discuteva, ci si riuniva. Curro di Napoli, quindi Mauro Primo Lizzi di Monfalcone, che è anche di riscossa Italia, ma come sapete noi accettiamo di buon grado, c'era anche un amico di Benevento che è iscritto a Vox Italia, non c'è problema. Siamo l'unico, mi pare, organismo unitario esistente, democratico, costituzionale e sovranista di questo paese. Restano dei punti aperti, perché mi parlavano gli amici anche negli anni di Ugo Boghetta, che fa parte di Nuova Direzione, e saremmo tutti ben lieti se ne facesse parte. E poi c'è un punto interrogativo, no, non c'è un punto interrogativo, c'è Armando Mattioli di Foligno, che si era un po' discusso informalmente sul comitato popolare di Foligno, e resta aperta la cosa di Perugia, perché aveva dato la disponibilità a Marcello Tredi, ma insomma non è una lista chiusa, è una lista aperta. Quello che è importante è questo: si ritorna ognuno a casa, i comitati popolari territoriali fissano la prossima riunione, e la prima cosa che debbano fare è ciao, sì lo so, avete i treni, e la prima cosa che debbano fare è verificare i nomi di coloro che vogliono, facciano parte del coordinamento nazionale. Perché è importantissimo il coordinamento nazionale? Perché noi non possiamo vederci con questa assemblea una volta al mese, perché non ci abbiamo il tempo nell'economia liberista, non ci abbiamo il tempo, siamo tutti indaffarati, presi dalle cose, con tanti problemi, e nemmeno il coordinamento nazionale potrà vedersi diviso una volta al mese, sarà difficile. Costruiremo una piattaforma, affitteremo telematica per potersi, quindi i comitati popolari devono riunirsi e darci questi nomi, perché il coordinamento sarà l'organismo indispensabile per tenerci collegati, se no ci perderemo tutti, ognuno nella sua zona, nel suo territorio. Quindi questo coordinamento è un organismo fondamentale che aiuterà poi la discussione e il processo costituente, e noi siamo pronti a venire in giro. Chiediamo solo che ci rimborsate un po' le spese, quando veniamo a farvi le riunioni dal nord al sud del paese, rimborsateci, perché noi non siamo nemmeno ricchi.
siamo solo dei patrioti e ci consideriamo dei rivoluzionari. Posso chiedere che venga messo a verbale che ho chiesto che comitati si chiamano per dei cittadini? Certo, assolutamente, l'abbiamo scritto. Sì, perché sì. Se io voglio aprire il comitato territoriale nel Veneto, preferisco che sia scritto cittadino, dei cittadini e non dei allora, noi abbiamo accolto alcuni suggerimenti ed emendamenti, però ti invitiamo anche a te, dopo domani sarà pronta già. Sì, perché ne abbiamo votato o sbaglio questo? No, chi lo decide? Io ho suggerito. Questa non era la sede per votare, né il manifesto né statuto. Abbiamo fatto una proposta, fra 5-6 mesi ci vediamo al processo, al congresso costituente, e decideremo lì, quindi verranno fuori altri emendamenti. Quello tuo e quello di un altro amico che è, è stato rubricato, ma noi da dopo domani faremo un indirizzo di posta elettronica, collegato e faremo le date. Tutti gli emendamenti vanno mandati qui, noi li metteremo tutti sul sito e tutti, non solo i comitati popolari, tutti quelli che stanno in ascolto possono leggere. Grazie. Mi hai detto cittadino, la semantica della parola è importante, c'è stato un problema con la stella, non diciamo con queste cose qua, se c'è stato un problema con la stella, abbiamo perso metà delle persone, continuiamo a sbagliare. Scusate, adesso non è che c'è la finale sorpresa, discuteremo di tutte quante le cose, con metodo e con serietà. La semantica. Guarda Tokyo, conosco solo Nakba Day, sai che cos'è Nakba Day? È il genocidio del popolo palestinese. Nel Veneto ci sono solo io, se ne sono andati con le stelle rosse e con le...